Ciao ragazze, ciao ragazzi, spero riusciate a sentirmi bene perché naturalmente ci sarà qualche rumorino di sottofondo perché siamo all'aria aperta, siamo alle Maldive come ben sapete, alle mie spalle c'è l'Oceano Indiano e io mi trovo nella piscina idromassaggio della mia casetta. Se avete visto il video di qualche giorno fa avete già, sapete già come è strutturata tutta la mia stanza. Se ancora non l'avete visto ve lo lascerò qua sotto nel box informazioni e ho pensato, visto che appunto ho fatto colazione con questa barchetta galleggiante qualche giorno fa, non ho filmato un mukbang, ci ho pensato solo dopo, ho detto cavolo, devo assolutamente filmare un mukbang perché è perfetto, cioè è la location perfetta. Come sapete le Maldive sono nel mio cuore, è la quinta volta che sono qui e non potrei essere più felice. E sinceramente, come si fa a non essere felici in questo posto meraviglioso con questa barchetta piena di meraviglie? Questa è l'ora dell'aperitivo, quindi direi che ci siamo perfettamente per brindare con lo champagne, ragazzi, cin cin, invece del sorso di Coca Zero, oggi champagne. Visto che vi piacciono così tanto i mi ubriaco con voi, cioè mi ubriaco per modo di dire un bicchiere, però quando sono un pochino alticcia ho visto che vi piace, quindi ho pensato perché no anche oggi, ragazzi. Questo è veramente, penso, l'aperitivo più figo del mondo e io voglio ringraziare tantissimo il resort in cui mi trovo. Lo vedete qui, ve lo linkerò anche qua sotto nel box informazioni, è il Grand Park Kodiparu, non so se si pronunci Kodiparu o Kodiparu, ma sono veramente favolosi, tutto lo staff, la stanza, cioè è tutto meraviglioso, è un vero e proprio sogno stare qui ed è, va oltre ogni mia aspettativa davvero, quindi vorrei iniziare subito a mangiare, ragazzi, perché tutte queste bontà pazzesche, cioè io adesso avviciniamoci un po', vi faccio, naturalmente sono in costume da bagno, ragazzi, cioè sono alle Maldive, i miei capelli sono quello che sono in questo momento, lo so, me ne rendo conto, ma ho fatto tipo 4 ore di snorkeling oggi, quindi questo è il risultato, diciamo, sole, mare, lo sapete, insomma. Notare, ragazzi, tutti questi pasticcini meravigliosi, cioè, oh mio Dio, qualcosa di favoloso. E poi qui abbiamo, questi penso siano tipo dei mini bignet alla, notare che io dopo questo aperitivo devo andare a cena con la PR del resort e con la biologa Marina, ma ci rendiamo conto cosa mangerò io a cena? Comunque un risotto in bianco. Comunque qui ci sono anche questi bignet con, penso al cioccolato o alla crema con la panna, spero riusciate a vedere bene. Non ho portato il mio cavalletto, quello che ho di solito a casa per la videocamera, ho il cavalletto dell'iPhone, quindi vi ho sistemati in un modo, ragazzi, che non potete neanche capire, cioè se arriva un po' di vento cade tutto questa videocamera, quindi state fermi, non vi muovete come vi dico sempre. E poi ci sono 4 tramezzini vegetariani alle verdure, non c'è una verdura qua dentro che mi piaccia perché vedo la lattuga, i cetrioli, il pomodoro, la maionese, io non mangio nulla di tutto ciò, l'unica cosa che mi piace qui è il pane, quindi questo lo skipperò, ragazzi, ma direi di iniziare con i pasticcini. Mi hanno portato naturalmente, ci sono anche 2 marmellatine, una alle fragole, no, 2 entrambe alle fragole, che tra l'altro è la mia marmellata preferita, e mi hanno portato anche le posate, ta-da! Però non le useremo perché mangerò direttamente con le mani. Io quanto posso adorare, ragazzi, le decorazioni ed è tutto curato nei minimi dettagli, cioè, vabbè, troppo troppo bello. Questo non pensate che sia il mukbang più figo della storia di tutti i mukbang come sfondo, come piatti? Secondo me è il mukbang più figo di tutti i mukbang e adesso sarà ancora più figo perché avrò il mio fiorellino maldiviano così. Ok ragazzi, iniziamo. Primo, questi sono gli eclair francesi, sono tipo dei bignet lunghi con la cioccolata e sopra c'è la crema. Buon appetit! E poi ti dicono non viaggiare da sola, poverina, stai viaggiando da sola, poverina. Sì, veramente sono molto triste. Ragazzi, è buonissimo, io mi sto godendo questa vacanza come non mi sono mai goduta una vacanza nella mia vita, è incredibile.
avevo così tanta paura di viaggiare da sola, vabbè, già l'ho fatto, lo sapete, sono stata anche a Dubai anni fa da sola, già l'ho fatto, ho viaggiato per lavoro da sola, però stavolta è diverso, forse perché stavolta sono single, ho sempre avuto un fidanzato che mi aspettava a casa e stavolta la vacanza sento che è proprio per me, per prendermi cura di me, del mio spirito, della mia mente, per coccolarmi, per divertirmi senza nessuno, ma per pensare solo a me, cosa che non ho fatto per troppo a lungo nella mia vita. Infatti, ragazzi, dentro non c'è la crema, cioè c'è la crema ma il cioccolato, stratosferico. Il mio consiglio, infatti, spero di non essere tutta sporca il cioccolato, il mio consiglio infatti è, se ancora non vi sentite sicuri abbastanza da passare del tempo da soli, per andare un po' in giro per la vostra città, per il vostro paese, per fare qualcosina da soli, per viaggiare, ragazzi, iniziate a farlo, perché veramente vi si apre un mondo. Io vorrei tanto che tutti scoprissero quello che ho scoperto io, perché non sono mai stata una persona indipendente affettivamente, sono sempre stata molto legata agli altri, ho sempre pensato agli altri, prima agli altri, poi a me, prima al benessere degli altri, poi al mio, quasi annullandomi in qualche modo. È per questo che sto riscoprendo una nuova me stessa, una nuova Nicole, e sto piano piano imparando. Beh, intanto continuiamo, ragazzi, qui dopo l'éclair, che io veramente le parole me le invento, quindi non sono sicura che si chiamino così, dopo che in aereo vi ho detto che gli interni della cabina Emirates in business sono fatti in arnica, invece sono in radica, vabbè, ti assomiglio, non c'entra niente. Comunque, dicevo, sto piano piano imparando a conoscermi meglio, sto imparando che cosa mi piace, sto imparando a scoprire meglio me stessa, e fare un viaggio da soli ti aiuta tanto in questo, veramente veramente tanto. E infatti non posso dire che mi pento di non averlo fatto prima, perché con il lockdown prima non era neanche possibile, però posso dirvi che da adesso in poi voglio continuare a farlo. Infatti in realtà questo viaggio, allora, inizialmente dovevo farlo da sola, poi siamo andate anche a Dubai, è venuta anche la mia amica Laura, poi doveva venire anche lei con le Maldive, e poi per una serie di, insomma, restrizioni per i residenti in Italia non è potuta venire, e alla fine è stato il destino a decidere che io venissi qui da sola. E da una parte mi dispiace naturalmente, perché se ci fosse lei sarebbe, ci divertiremmo comunque assieme, perché ci divertiamo sempre molto assieme e ce la siamo spassata a Dubai, però da una parte appunto essere da sola mi aiuta a crescere, e quindi voglio farne altri di viaggi da sola, è bellissimo. Poi vabbè, qui ragazzi non può che essere bellissimo, alle Maldive, cioè scusatemi, ma è il mio posto del cuore praticamente, l'avrete capito, infatti avete capito tutti che sarei venuta qui, nonostante i miei tentativi di fare la misteriosa, lo sapevate praticamente tutti. Cin cin, nel frattempo ragazzi, qui adoro perché riempiono i bicchieri sempre fino all'orlo. Cioè, non so se lo notate comunque, ma i miei capelli, cioè l'extension, stanno diventando rosse. Non so come mai, onestamente, non so se è per il colore. Se qualcuno se ne intende, ditemi come mai. Non penso siano stati i prodotti che ho utilizzato per per proteggere i capelli dal sole, altrimenti sarebbero tutti rossi, giusto? Cioè anche i miei. Invece solo l'extension. Cioè ho praticamente i capelli arancio, vabbè. Non appena rientro ad Amsterdam devo fare uno subito i colpi di sole, perché ho la ricrescita mia, biondo scuro, che si vede tantissimo. Due, devo sistemare queste extension, perché veramente non so che cosa le sia preso. Cioè oggi mi guardavo i capelli, ho visto, sono arancio. E ragazzi, continuiamo. Questa penso sia una cheesecake. Veramente senza vergogna mangiare con le mani. Cheesecake con una fragolina. Vediamo che sapore ha. Decisamente una cheesecake. Mm.
potete capire. Un po' il rumore che sentite, comunque, un po' l'idromassaggio, ma soprattutto è l'oceano indiano dietro di me. Sono appena tornata da una sessione di snorkeling. Ho visto 5 o 6 squali. Alcuni erano black tip, altri white tip, quindi alcuni avevano la punta della pinna bianca, altri avevano la punta della pinna nera, ma sono grandi così, ok? Quindi non mi sono spaventata, anzi sono loro che hanno paura di me. Infatti quando li incontri devi stare più fermo possibile, perché se ti vedono che ti muovi così si spaventano e vanno velocissimi e non riesci a starci dietro neanche con le pinne. Però sono riuscita a filmarli, bellissimo, la mia cosa preferita, lo avrete capito se avete visto i vlog, è fare snorkeling. Comunque la smetto di parlare sempre di questo. Sono talmente coraggiosa che sto mettendo il cellulare qua, ragazzi. Ah sì, volevo affrontare un attimino il discorso viaggi, restrizioni, covid, eccetera eccetera. Mi chiedete in tanti come ho fatto a viaggiare, come funziona, eccetera eccetera. Allora, dovete sapere che per me venire qui è diverso rispetto a chi è residente in Italia, essendo io residente nei Paesi Bassi. Quindi in realtà le restrizioni non vanno tantissimo a seconda del paese in cui vai, ma dipendono molto dal paese dove sei residente. Quindi, per farvi un esempio, Laura ha potuto venire a Dubai solo perché il suo volo era un volo COVID free, che sono dei voli particolari che organizza Emirates, in cui fanno il tampone all'andata, al ritorno il tampone sia prima dell'imbarco che poi appena atterrati, quindi è tutto molto sotto controllo. Ad esempio, altrimenti avrebbe dovuto fare l'isolamento fiduciario comunicando all'ASL, non so di quanti giorni l'isolamento fiduciario, mi sembra 5 giorni, 6 giorni, una cosa del genere. Mentre per chi parte dai Paesi Bassi tutte queste restrizioni non ci sono. Ho dovuto fare il PCR test, il test sarebbe il tampone molecolare, quello classico, ok, non quello rapido, e poi appunto una volta arrivata nessuna quarantena, niente di niente. Questo appunto dipende tutto dal paese in cui siamo atterrate, quindi gli Emirati Arabi. E poi per venire alle Maldive ho dovuto rifare un altro tampone, questo a Dubai, comodissimo, vengono a fartelo in hotel, veramente super rapido, anche piuttosto economico, perché il molecolare l'ho pagato 29 euro, una cosa del genere. Fino a poco tempo fa in Olanda costava 150, adesso siamo sui 90 se non sbaglio. Quindi ecco, negli Emirati Arabi costano molto meno i tamponi, anche se te lo vengono a fare dove vuoi tu, a casa tua, in albergo eccetera. Però invece per quanto riguarda le Maldive, e nel frattempo beviamo, per quanto riguarda le Maldive l'Italia ha imposto proprio un ban, quindi un divieto. Per esempio, se io fossi stata residente in Italia avrei avuto il blocco, quindi non ci sarei proprio potuta venire alle Maldive se non per emergenze, motivi di lavoro, che in realtà per quanto mi riguarda è metà lavoro, metà vacanza, quindi teoricamente avrei potuto farlo, ma avrei dovuto fare un isolamento di 10 giorni al ritorno, con un altro tampone sia prima di partire che un altro non appena atterrata. Mentre ad esempio, per il fatto che io sono residente nei Paesi Bassi, non devo fare niente per entrare. Se sei vaccinato come me, io sono vaccinata ed sono già passati 14 giorni post seconda dose Pfizer, non devo fare assolutamente nulla, basta che dimostri, mi sono fatta il libretto delle vaccinazioni, che è molto comodo, e quindi basta dimostrare che sono vaccinata e non devo fare nulla per rientrare in Olanda. Mentre se non fossi vaccinata dovrei fare un test molecolare, e questo è anche super comodo. I resort in cui sono li fanno, hai il medico e te lo fa direttamente lui, però appunto io non ne ho bisogno. La situazione cambia molto rapidamente, in realtà molto velocemente, ma da quando io sono qui i numeri sono calati molto alle Maldive, quindi da zona rossa è passata a zona arancio, quindi ancora meglio. Devo dire che qui nel resort il 90% delle persone che ci lavorano sono vaccinate, tutti hanno la mascherina, io mi sento super al sicuro, devo dire. Però appunto il discorso mio voleva essere quello delle restrizioni COVID, perché in molti mi chiedete come funziona. Alcune cose dipendono dal paese in cui si arriva,
altre cose, guardo la videocamera che con il vento si sta un po' muovendo, altre cose dipendono appunto dal paese da cui provieni e quindi per quanto mi riguarda essere residente nei Paesi Bassi è molto più semplice viaggiare rispetto a se fossi residente in Italia, devo dire onestamente, tra virgolette, mi è andata molto molto bene, perché se fossi residente in Italia io qui non ci sarei potuta venire. Parlando d'Italia, in realtà devo tornarci a metà settembre, quindi non tantissimo, e dovrò riprendere un altro aereo, ragazzi. Allora, io continuo a mangiare tutti questi pasticcini. Ah no, proviamo questi e proviamoli anche con questa panna che mi hanno dato. Questi sono gli scones, non so se sono inglesi o americani, sono buonissimi, in realtà all'interno sono vuoti, per questo vengono serviti con la panna o con la crema marmellata, perché si inzuppa. No vabbè ragazzi, mio Dio ragazzi, voi non avete idea, ve l'avevo accennata questa cosa quando vi ho fatto il tour della casetta in cui sto qui alle Maldive. Voi non avete idea del panico che io ho avuto quando dovevo imbarcarmi. Allora, da Amsterdam il volo di 6 ore fino a Dubai e poi da Dubai alle Maldive sono 4 ore, 6 ore qualcosa più 4 ore qualcosa, diciamo in totale 10 ore e mezza, una cosa del genere. I voli dell'andata, io sempre impanicata come al solito, però come al solito, ecco, cioè impanicata livello Nicole, quindi normale. Invece il volo Dubai Male, quindi la capitale delle Maldive, ragazzi, è panico livello insostenibile, cioè io mi son vista nel film Final Destination che mi immaginavo che saremmo precipitati e saremmo morti tutti, ma vi rendete conto? Cioè io adesso sono qua a godermi la vita, no? E io in quel momento pensavo, oh mio Dio, moriremo tutti. Perché fa ridere, cioè io mi rendo conto che è comica questa cosa, io mi faccio ridere da sola quando lo dico, ve lo giuro, cioè un sacco di cose io le dico e mi faccio ridere da sola, però sono seria, faccio ridere pure gli altri, ma io sono seria, però so che è tragicomico, però io veramente avevo paura che saremmo precipitati, cioè io ho dovuto, stavo, ve lo giuro, mi sono fermata prima di montare in aereo, prima di salire sull'aereo mi sono un attimo fermata, ho detto, cosa faccio? Cioè lascio perdere, non ci vado, perché ho paura che questo volo precipiti. E poi ho pensato, sì, però cosa faccio? Cioè non è che posso restare a Dubai, in qualche modo devo tornarci a casa, quindi comunque devo montare su un altro aereo, e da Dubai ad Amsterdam sono appunto più di 6 ore, quindi era più corto il volo Dubai-Maldive piuttosto che ritornare ad Amsterdam. Quindi io stavo per fare la follia, che pensavo questo volo sarebbe precipitato, e stavo per fare la follia di tornare a casa, cioè non lo so, sono quei pensieri che hai per 5 secondi che sono completamente irrazionali. Poi ovviamente ci pensi un po' su ragioni e dici è il metodo più sicuro per viaggiare, viaggio in treno, in macchina, che sono molto più pericolose rispetto agli aerei, quindi Nicole, datti una calmata, calmati. E quindi poi ce l'ho fatta, però ragazzi, prima del decollo, che poi siamo stati fermi un sacco di tempo, e più sei fermo peggio è per me, perché mi monta l'ansia, no? Il momento peggiore per me è il decollo, quindi più aspetto, più aspetto, più aspetto, più l'ansia sale, 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 fino a quando poi arriva proprio ad un punto che per me è insostenibile, chiudo gli occhi e praticamente ho un mini attacco d'ansia, questo è quello che mi succede. Quindi stavolta è stato veramente, veramente difficile. E tra l'altro mi aspettano 24 ore di viaggio per rientrare a casa, perché ho 4 ore e mezza, no, perché al ritorno sono di più, mi sa, giusto? Sono di più all'andata o al ritorno? Mi sa al ritorno. Mi sa che sempre per via della rotazione terrestre e delle correnti d'aria, un po' tutti e due i fattori, mi sembra di aver capito, se c'è qualche pilota, assistente di volo, qualcuno che se ne intende scrivetemelo voi, ma mi sembra di aver capito che per la rotazione terrestre e per le correnti d'aria, appunto, il ritorno verso ovest sia più lungo, quindi mi sa che ho 5 ore da qua a Dubai e poi da Dubai ad Amsterdam 7 ore, ma ho uno scalo di 6 ore e mezza a Dubai,
quindi starò lì. Nella business lounge ci sono anche tipo delle salette dove si può dormire, ci sono i letti, i comodini, eccetera. Non so bene onestamente che cosa farò io a Dubai, probabilmente andrò a dormire, però Emirates ti offre anche l'albergo solo se il tuo scalo è oltre le 9 ore, ma il mio è appunto di 6 ore, quindi non ho l'albergo, potrei prenderlo, se sarò stanca prenderò l'albergo naturalmente. A Dubai c'è proprio l'hotel all'interno dell'aeroporto, non devi neanche uscire, è comodissimo, oppure potrei direttamente dormire nella business class, che è, cioè nella business lounge, è tipo una sala gigantesca, mi viene da dire saletta, negli altri aeroporti sono delle salette, ma a Dubai è una sala enorme, c'è tutto un terminal praticamente dove c'è soltanto questa lounge, e ce n'è una sia per chi viaggia in business e una per chi viaggia in first class, che non ho mai visto, ma sarei molto curiosa, potrei comprare l'upgrade magari per dormire, che forse è più calma, comunque, oppure l'altra alternativa, proviamo questo dolcetto al cioccolato. E il caffè, ragazzi, è il caffè. Oh mio Dio, non sono abituata alla caffeina, mamma mia. Ok, finiamolo perché è buono, però io non impazzisco per il caffè. L'alternativa, dicevo, sarebbe fare shopping, perché ragazzi, non so se lo sapete, ma se mi seguite lo sapete, perché non è la prima volta che faccio shopping, però nell'aeroporto di Dubai ci sono Chanel, c'è Dior, c'è Gucci, ci sono tutti i miei negozi preferiti praticamente, però i prezzi non convengono affatto. Pensate che la borsa che volevo comprare, e che per fortuna non ho comprato perché avevo fatto i calcoli in modo sbagliato, pensavo che con il tax free sarebbe stato più o meno uguale, comunque un po' meno conveniente, però non pensavo tanta differenza, invece poi facendo il calcolo, la stessa identica borsa, se io la compro a Dubai, mi costa 500 euro in più rispetto alla stessa identica borsa se vado ad acquistarla nella boutique di Amsterdam che sta dietro casa mia. Una cosa, cioè una differenza veramente, assolutamente no, cioè non ci penso minimamente, quindi, e poi anche fare la fila per il tax free eccetera eccetera è un po' uno sbattimento, però è anche vero che qui ci sono un sacco di cosine che in Europa magari non si trovano, vanno sold out, quindi sto un attimino vedendo, vedrò quando mi trovo in aeroporto che cosa mi va di fare, se sono stanco oppure no, perché arrivo alle 2 di notte, che però per me con il fuso orario delle Maldive saranno le 3 di notte e in Italia sarà mezzanotte, quindi sì, tutto un casino, io non so, ho perso completamente il senso dell'orario, vi dico onestamente, da Dubai a qui non so più che ore siano, mi scrivono i miei amici, ci sentiamo a mezzanotte, ragazzi qua sono le 3 di notte, dove ci sentiamo a mezzanotte, cioè, quindi sì, non so più che ore siano, mi sveglio a orari casuali di notte, poi mi riaddormento, poi vorrei stare a letto fino alle 3 di pomeriggio, cioè veramente non completamente sfasata, però vi posso dire, mi fa sentire proprio viva, cioè questo è quello che tanto mi è mancato nei lockdown, non poter viaggiare, io non ce la faccio a stare ferma, per me la vita e proprio preparare la valigia, partire, vedere posti nuovi, fare esperienze mai fatte prima, provare cose mai provate prima, conoscere persone nuove, stimolanti, quindi sì, mi fa proprio sentire viva, è una cosa a cui non potrei mai rinunciare, e quindi naturalmente non appena ho avuto la possibilità, cioè praticamente mi sono, perché dopo la seconda dose di vaccino, per essere completamente protetta, devi aspettare 14 giorni. E io sono partita, volevo partire il 14esimo giorno, poi Laura mi fa no, magari aspettiamo proprio un giorno per sicurezza. Quindi sono partita il 15esimo giorno dopo aver fatto la seconda dose di vaccino. Quindi non appena ho potuto sono andata, cioè subitissimo, non ho aspettato neanche un giorno. E quando mi chiedono perché mi sono vaccinata, vabbè,
la prima motivazione in realtà è la salute, perché è la cosa più importante e non voglio ammalarmi e soprattutto non voglio che le persone alle quali voglio bene si ammalino, men che meno per colpa mia. Però subito dopo c'è questo, per questo ragazzi, per questo mi sono vaccinata, capite? E no, non sto facendo propaganda alla Pfizer, ai vaccini, non mi paga la Pfizer, no, perché magari per alcuni di voi sarà assurdo che io debba specificarlo, però mi viene detto veramente, quindi ci tengo a dirlo, ecco. Strabuono ragazzi, però io non potrò mai andare a cena dopo questo snack, questo sarebbe uno snack, cioè mai. Il tramonto ragazzi è uno spettacolo. Ho appena visto un pesce saltare fuori dall'acqua, non so come si chiamano, non so quali siano, ma ogni tanto li vedo, fanno tup e saltano. Ragazzi, io se mangio ancora qualche dolce esplodo, veramente esplodo. Mi sono pesata, era un po' che non lo facevo e mi è quasi venuto un colpo. Ho messo su un po' di chiletti, però sto bene, come non sono mai stata bene nella mia vita. E forse per questo che il body shaming non me ne frega la cippa, cioè non me ne frega proprio minimamente. Io mi piaccio, non solo io mi vedo bellissima, ma io vedo tutte le ragazze bellissime, indipendentemente dalla loro forma. Cioè veramente, non sapete quante volte mi scrivete, mi dite Nicole, io sono così insicura, il bullismo che subisco a scuola a causa del mio fisico, non ce la faccio più. E io vi vedo e per me siete, bellissime. Non so come dirvelo, vorrei che voi vi vedeste con gli occhi con cui vi vedo io. È per questo che nei commenti molto spesso vi scrivo sei bellissima, proprio perché lo penso davvero e vorrei che tutte voi e tutti voi, anche i maschietti che mi seguono, capissero che bisogna volere bene a noi stessi e al nostro corpo. E ho letto qualche riga di un libro, non mi ricordo dove l'ho letta questa cosa, ma c'era scritto il mio corpo ne ha passate tante, abbiamo fatto anni e anni di camminate, di nuotate, quando sono stata male il mio corpo ha combattuto per me, no? Tutte le influenze, cioè dovete volere bene al vostro corpo, indipendentemente dalla forma che ha, perché è parte di voi e dobbiamo volerci bene, perché se non ci vogliamo bene noi, cioè per primi, come possiamo sperare che qualcun altro ci voglia bene se non vediamo neanche noi per primi il valore che abbiamo, ragazzi? È così, è così. E per questo molti rapporti non funzionano, perché le persone sperano che l'altro voglia bene, gli voglia bene, quando non sono loro per primi a volersi bene. E non smetterò mai di dirla questa cosa. E mi dite che vi aiuto in questo, posso condividere gli insegnamenti che io per prima ho scoperto su me stessa, e questa è una delle cose più importanti veramente che voglio trasmettervi. Dovete volervi bene indipendentemente dal corpo che avete. Avete qualche chilo di troppo? Non va a influire sulla vostra salute? E quindi chi se ne frega? Questa cosa veramente del body shaming io la vedo come una cosa del medioevo e non capisco come ci possano essere persone che ancora lo fanno. Ma se vi capita di subirlo, bullismo, o di subire body shaming, ricordatevi sempre una cosa: i chili voi, se volete e quando volete, li potete perdere. Ma la stupidità, la cattiveria, la mancanza totale di empatia di chi si comporta in questo modo verso di voi, prendendovi in giro, facendovi del male, quelle persone, questa cosa è molto difficile che riescano a perderla, molto molto difficile che riescano a cambiare, perché quando sei così cattivo e quando ti manca proprio l'empatia completamente, hai dei problemi, dei disturbi di personalità che appunto non è tanto facile toglierseli.
se non con percorsi di psicoterapia, ok? Ricordatevi sempre, sempre questa cosa qua. La cosa importante, la bellezza, è quello che siamo dentro. E non smetterò mai di dirvelo, l'eleganza sta dentro, sta nel modo in cui parliamo, nel modo in cui ci comportiamo con gli altri. La vera bontà e la vera eleganza è come ci comportiamo, si basa su come noi ci comportiamo con gli altri, specialmente con le persone dalle quali non possiamo ricevere nulla in cambio, perché è facile essere buoni, carini con le persone dalle quali vogliamo qualcosa, ma l'eleganza sta nell'esserlo a prescindere, perché ce l'hai dentro. Quindi non possiamo cambiare il nostro modo di essere per gli altri, altrimenti cos'è che siamo in realtà? Sono cose a cui tengo particolarmente, appunto, avendo capito quanto valgo, riesco a vedere, è incredibile, ma dopo che ho visto quanto valgo io, riesco a vedere anche il valore che hanno le altre persone. Qui si sta facendo buio, praticamente c'è una barchetta che sta passando dietro di me, sembrano quelle con cui si vanno a fare i tour per vedere i delfini. Tra l'altro mi hanno detto che molto spesso qui passano i delfini, addirittura l'altro giorno li hanno visti due volte davanti alla mia casetta qui, ragazzi. Quindi se mentre ho girato questo video avete visto qualcosa nel background, molto probabilmente erano delfini. Qui veramente spaziamo da un argomento all'altro oggi, ragazzi. Ma un'altra cosa che vi volevo chiedere, ragazze, ditemi, mi rivolgo a voi, ditemi una cosa, vi prego. Anche a voi il vaccino, se siete vaccinati, se siete già vaccinate, anche a voi il vaccino ha scombinato completamente il ciclo, perché io, grazie al cielo che mi sono portata gli assorbenti, perché non mi aspettavo, è arrivato uno con una settimana di anticipo, anche 10 giorni, che di solito il mio è sempre in ritardo, quindi ci sono rimasta malissimo. Numero due, mi è durato un giorno. Il mio ciclo dura 4-5 giorni, ok? Anche 6 a volte, però 4-5, però il minimo. Mi è durato un giorno. Mi potete dire, cioè, mi è stato detto dalle mie amiche che è una cosa risaputa, o perlomeno loro l'hanno sentita, questa cosa. Potete dirmi se l'avete riscontrata anche voi? Perché onestamente, e poi, è una cosa che continuerà per sempre, perché io in quel giorno ho avuto la concentrazione di tutti i 5 giorni normali concentrati in uno. Quindi io vorrei sapere, spero bene, che non sia una cosa che continuerà per sempre. Spero che sia soltanto il primo ciclo dopo il vaccino, dopo la seconda dose. Dopo la prima dose non ho notato differenze, ma dopo la seconda dose, ecco, mi è successo questo, ragazzi, proprio in vacanza. E quando si dice mai una gioia, proprio, ed avevo il vestito bianco quando mi è capitato alla Dubai Mall, quindi no comment. Potete immaginare la scena di me che corro dicendo: Laura, guarda dietro, oddio, ecco, proprio veramente le comiche. E mi sa che adesso anche vi saluterò, perché tra un po' qui si fa buio, ragazzi. Finiamo il nostro champagnino, che io non penso di aver mai bevuto così tanto champagne nella mia vita, cioè dal momento in cui sono salita sull'aereo, non so più quanti giorni fa, non so che giorno sia, non so da quanto tempo sono in giro, 10 giorni, una cosa del genere, non lo so. Comunque, da quando sono montata sull'aereo ad Amsterdam, io sto bevendo champagne a fiumi, cin, un bel detox, non appena torno a casa, solo con acqua. E questo è quanto per il nostro mukbang. Come al solito, io nei mukbang parlo tanto, mangio un po' meno. So che c'è chi fa mukbang in cui mangia tantissimo. I miei mukbang sono mukbang così, chiacchiere tanto. Però, ragazzi, cioè, veramente ho fatto il pieno di dolci con questo mukbang. Quindi, mia family, questo è quanto. Mi dispiace non aver fatto l'anteprima, ma l'ho fatta prima di iniziare il video, perché sapevo che la luce poi sarebbe andata sempre, perché qui il sole tramonta velocissimo, è l'esatto contrario di Amsterdam, in cui il tramonto dura tanto tanto. Qui tramonta tac, velocissimo, avete visto, già buio, praticamente sono le 7, quindi qui tramonta veramente prestissimo, cioè ad Amsterdam c'è il sole fino alle 10, sì, assurdo. Per questo vi dico, sono completamente stralunata, rimbambita, non so dove sono, che ora sia, cioè non capisco niente, non capisco quanti giorni sono via, non capisco. Poi dopo un bicchiere di champagne io già sono veramente andata. Quindi, mie femmine, questo è quanto per il video di oggi, che spero davvero vi sia piaciuto. Vi mando un bacio gigantesco, aspettate che mi avvicino
per l'abbraccio finale. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30 qua su YouTube. Ciao!